In questo video vi farò vedere come realizzo al tornio artigianale una palla in legno di arancio per giocare ai brilli. Inizio sgrossando il blocchetto di legno di arancio con la sega a nastro e lo porto alla dimensione di circa 24 cm, in considerazione che la palla finita deve essere 23 cm e mezzo. Elimino anche gli spigoli del blocchetto in modo che al tornio venga meno ingombrante e più facile da sgrossare con la sgorbia. A questo punto, dopo aver effettuato la centratura del pezzo, inizio a sgrossarlo utilizzando la sgorbia. Mi fermo per controllare le misure utilizzando il compasso a punte piatte, in quanto il diametro deve essere di 23 cm e mezzo. Procedo ancora con il controllo del diametro. È terminata la sagomatura. A questo punto posso procedere utilizzando lo scalpello a taglio piatto con la rifinitura. Faccio un ulteriore controllo delle misure per vedere se ho raggiunto il diametro stabilito. E visto che ancora è più grossa, procedo ad eliminare ancora qualche millimetro. A questo punto, dopo aver controllato che tutti i punti della palla corrispondono a 23 cm e mezzo, posso procedere alla scaltavetratura. A questo punto, dopo aver controllato che non ci sono imperfezioni, procedo ad eliminare i due pezzi laterali che mi sono serviti per bloccare il blocchetto di legno.
Terminata la tornitura, procedo ad effettuare i buchi per la presa. Il lavoro è terminato. Questo tipo di palla da 23 cm e mezzo viene utilizzata per giocare ai birilli che hanno un'altezza di circa 65 cm. Arrivederci alla prossima!